Ciao a tutti! Ciao, che cosa facciamo oggi di bello? Come, non ti ricordi? Non lo so, dimmelo tu! Oggi faremo le coordinate esplicative! E che cosa sono? Siamo qui per questo, adesso te lo spiego! Bene, allora cominciamo, che sono curioso di saperlo! Ok, dunque, partiamo dalla coordinata, sai che cos'è? No, non ne ho idea, me lo spieghi? Ne ero sicura! Per questo te l'ho chiesto. Dunque, la coordinata è una proposizione legata a un'altra di pari livello, che sta sullo stesso piano. Tutto chiaro? Per ora è tutto chiaro. Oggi ci concentreremo su quelle esplicative, quindi ti vuoi attento e concentrato. Ok, sono pronto. Allora, le proposizioni coordinate esplicative sono legate fra loro da congiunzioni esplicative. Proposizioni coordinate esplicative, che vuol dire? Lo dice la parola. È una coordinata che serve a spiegare qualcosa. Esplicare infatti vuol dire spiegare. Ora ci sono, prosegui pure. Dicevo, sono legate fra loro da congiunzioni esplicative che sono, cioè, infatti, difatti, ossia e vale a dire. Praticamente quando trovate una di queste congiunzioni vuol dire che quella proposizione è una coordinata esplicativa. Quindi non è difficile, vero? Devi solo vedere se c'è una delle congiunzioni che hai elencato. Esatto, proprio così. Ah, certo. Ma con un esempio capirei meglio. Ok, facciamo un esempio. Luca ha vissuto a lungo in Germania, infatti parla perfettamente il tedesco. Vediamo di trovare la coordinata esplicativa. Allora, prima prendiamo la frase e dividiamola in proposizioni. Quindi è Luca ha vissuto a lungo in Germania. / infatti parla perfettamente il tedesco. E fin qui ci siamo. Ora proviamo a vedere se in questa frase c'è una delle congiunzioni che ho detto. Sì, ce n'è una, e infatti. Bravissimo, quindi che cosa vuol dire? Significa che infatti parla perfettamente il tedesco. È una coordinata esplicativa. Esatto, vedi che facile. Basta solo imparare tutte le congiunzioni che lo introducono e il gioco è fatto. Sì, ammetto che è semplice, ora che l'ho capito. Comunque, per non lasciare la frase incompleta, proviamo anche la proposizione principale, che è quella rimasta. Eccola qui. Infatti è l'unica con lo stesso compiuto, perché infatti parla perfettamente il tedesco e non ha senso da sola. Sì, hai ragione. E ora ragazzi, avete capito? Comunque ne abbiamo finito. Speriamo di esservi stati utili. E che dire, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.